solo partendo dal riconoscimento delle negatività si possono attuare dei cambiamenti. Sicuramente gli anni non possono cancellare la sofferenza di una madre che non ha spiegazione logica, qualora ci fossero, in merito alla scomparsa del proprio figlio. Per questo ritengo che libri come Nato a Casal di Principe costituiscono un ottimo viatico per non fare, assopire la memoria, che al momento rappresenta l'unica corrispondenza di affetti per la famiglia Letizia. Oggi credo che siamo tutti qui perché crediamo profondamente negli ideali di democraticità e libertà, perché senza questi due concetti non potremo mai parlare di legalità. Vorrei appunto riflettere sul concetto di libertà e democraticità. La libertà non è un bene acquisito per sempre, bensì una conquista che si consolida ogni giorno nelle nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, nei ruoli della politica, ovunque si costruisce amore per la vita, per la democrazia, per il rispetto degli altri, aiuto per i più deboli. La libertà quindi essenzialmente è rispetto degli altri, delle regole, come diceva Giovanni Solino prima, del proprio territorio. La libertà non è chinare il capo dinanzi alle prepotenze, ed è anche esercitare una cittadinanza attiva e consapevole. Ma una cosa deve essere molto chiara: nulla si fa cancellando il passato. Analizziamolo, ma solo per evitare di ripercorrerlo, e guardiamo avanti in modo positivo, e su questo dobbiamo essere un pochino tutti quanti più responsabili: associazioni, giornalisti, politica, tutti, scrittori. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grande, perché se vogliamo dire che è tutto nero, è tutto marcio, tutto non va bene, potete farlo tranquillamente, si può fare tranquillamente. Invece, se vogliamo tirare un solco e vogliamo dire abbiamo rotto col passato, abbiamo creato, un nuovo modo di fare politica, di essere cittadini di questa terra e di questo territorio, vogliamo scrivere delle pagine di libri in positivo, allora creiamo una nuova atmosfera, una nuova aria, non puntando sempre il dito contro questo territorio, contro la politica di questo territorio, contro i cittadini di questo territorio. Quindi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, creando fonti sicure per far crescere la mentalità di questo territorio. Questo territorio ha reagito. La camorra è stata sconfitta dallo Stato, è stata sconfitta dai cittadini. Parecchi imprenditori si sono ribellati alla camorra, hanno denunciato, e oggi Casa Pesenna è libera e sta camminando con le proprie gambe. Grazie a tutti, buon proseguimento.